Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, la composizione del gruppo, inizialmente costituito da 5 elementi, ha subito delle modifiche nel corso degli oltre 50 anni di storia, anche se la formazione con la quale i Pooh hanno conosciuto i loro maggiori successi, tra cui la vittoria al 40° Festival di Sanremo, è stata quella composta stabilmente per 36 anni, dal 1973 al 2009, da Roby Facchinetti, tastiera, Dodi Battaglia, chitarra, Red Canzian, basso, e Stefano Dorazio, batteria, occasionalmente, flauto. Punto. La voce principale è quella di Facchinetti, autore della maggior parte dei brani in coppia, con il paroliere Valerio Negrini, ma anche gli altri membri del gruppo hanno contribuito con delle loro composizioni e sono state voci soliste nei brani di loro creazione. Nel 1986 i quattro Pooh sono stati insigniti dal presidente Francesco Cossiga dell'onorificenza di Cavalieri. Il triste annuncio oggi Facchinetti è tornato a condividere con i fan una notizia dolorosissima, quella del decesso improvviso di una persona altrettanto importante per la band bolognese, lasciando tutti coloro che seguono il gruppo letteralmente senza parole. Dopo la morte dell'amico fraterno Stefano Dorazio, storico batterista dei Pooh, avvenuta a ottobre 2020 a causa del Covid, e dopo quella di Dumbo, stavolta il tastierista ha dovuto comunicare un altro decesso. Si tratta di Alex De Benedictis, da anni manager della band, una persona importante per il percorso artistico dell'intero gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Facchinetti, in un post accompagnato dalla foto di De Benedictis, ha scritto: «Il mio cuore piange per te, caro Alex, amico mio speciale che sei volato in cielo troppo presto, in questo dolorosissimo momento sono vicino alla moglie Polly e al piccolo Aaron».